Ciao Andrea, sono Fulvisano e volevo chiedere infatti due domande su questa giornata un po' particolare. Per te è un ritorno alle origini, qualche anno fa hai giocato nella Nuova Gens, erano anni importanti. Hai qualche ricordo di quel periodo? Beh, ti posso solo dire che è un ricordo indelebile nella mia carriera calcistica. Io ho fatto 2 anni qui e mi ricordo come fosse ieri, torno sempre con piacere, sono stati degli anni bellissimi. Tra l'altro tu sei veronese ma hai giocato anche nel Vicentino a Thiene, insomma anche questo ricordo chiaro, a Thiene, a Trissino, a Trissino, no, sono stato molto nel Vicentino, però se devo dire un posto particolare che mi è rimasto nel cuore è proprio qua. In particolar modo hai ricordi dei tuoi allenatori o dei tuoi dirigenti dell'epoca? Soprattutto dei miei compagni, che è rimasta un'amicizia che dura tuttora, e poi dei dirigenti che ho conosciuto ad ora, e tutto l'entourage della Nuova Gens e della Serie D, facevamo una categoria importante, erano anni molto belli, io un ricordo bellissimo. Tra l'altro tu continui ancora a fare allenatore anche con un discreto successo, adesso sei Real Valpolicella. Ci dici della tua esperienza da allenatore via Veronese? Sì, noi facciamo una regione eccellenza Giorne A, che racchiude anche qualche Padovano, qualche Vicentina. Sei squadre vicentine, è un campionato interessante, di qualità, la maggior parte delle squadre si allena di pomeriggio, noi no, però non possiamo. Comincia a diventare un livello discreto, insomma. Sono contento, è divertente, impegnativo ma divertente. Sei soddisfatto del campionato della tua squadra finora? Ah, finora siamo partiti, diciamo, non siamo ancora ben a focus per quanto riguarda l'obiettivo. È una buona squadra, però è un girone dove ogni partita può succedere di tutto, perché l'anno scorso hanno fatto un po' di scrematura con le 5 retrocessioni e quindi le squadre un po' più deboli sono retrocesse. Quest'anno quelle che sono rimaste col girone 16 sono tutte di elevato rendimento. E poi, ecco, noto a Verona, diciamo, c'è un po' la tendenza a spendere molti soldi. Nel Vicentino c'è un'organizzazione, Vicentino e Padovano c'è un'organizzazione anche a livello di impianti che noi non abbiamo. Secondo il nostro punto di vista l'eccellenza non ha ancora mostrato quali sono le squadre migliori al momento. In testa ci sono al campionato delle squadre che sono un po' delle rivelazioni. Secondo te quali saranno quelle poi che arriveranno? Quelli che arriveranno in fondo? Beh, se guardiamo a budget e a è a Rosa sicuramente Vigasio, Villafranca, La Rocca, Altavilla, ecco, però personalmente la squadra migliore che ho visto finora è Mestrino Romano, che abbiamo incontrato domenica per la filosofia mia di gioco, una squadra giovane che gioca molto bene. Che tra l'altro è allenata dal nostro amico Antonio Paganini, che è vicentino, facciamo un po' il tifo anche per lui, anche se è una squadra padovana. Comunque è veramente una bella squadra. Nel senso, la squadra mi è piaciuta molto. Diciamo che il Vigasio, quelle tre che ho detto, a livello di investimenti sono quelle che proprio si allenano di pomeriggio e alla fine, quando entreremo nel momento topico del campionato, questo fa la differenza. Allenarsi alle 8 di sera o alle 7 e mezza invece che alle 3 del pomeriggio è diverso. Noi facciamo un po' il tifo, diciamo, per peggio e per Maino, quindi. L'ho incontrato la prima giornata e devo dire che è una squadra giovane però interessante, nel senso in questo momento stanno andando molto bene, però diciamo i valori di queste altre tre squadre che ti ho detto, secondo me alla fine, a meno che non ci siano degli infortuni importanti, ma sono società che se c'è qualche problema poi in qualche maniera sistemano sempre lungo il percorso, non c'è problema. Certo, ti ringrazio molto. Niente, grazie a te invece, grazie a te.